Quanto è forte Pogba, quanto è forte Pogba, quanto è forte Pogba. Insieme a te noi andremo lontano. Antonio Conte è il nostro capitano. Angelo Bonna, porca madre. Ehi tu, ben ritrovato, ciao. Oddio, ma tu sei Luca del 2021, non ti vedevo da cosa saranno passati? 2 anni circa. Beh, oddio, no, in realtà sono il Luca del 2022, ma il tempo passa anche per noi time traveler. Sei venuto per aggiornarmi sulla Juventus? Un'altra volta? Esatto, sono qui per raccontarti l'assurda stagione 2014-2015. Dopo i 102 punti della stagione precedente, dubito che Conte possa fare di meglio. Sì, ecco, a proposito di Conte. Cosa? Mi hai detto che Conte sarebbe andato all'Inter, sì, ma nel 2021 con Pirlo che poi avrebbe allenato la Juventus. Sì, è così. E allora che succederà a Conte? Ieri è iniziato il ritiro e Pirlo gioca ancora. Beh, io non ho mai detto che Conte sarebbe passato all'Inter direttamente dalla Juventus. Oh, ora che ci penso hai ragione. Lo so. No, aspetta, mi stai dicendo che Conte non allenerà la Juventus in questa stagione qua, con ritiro iniziato, non allenerà la Juve. Esattamente. Ma come? È il ritiro? Che cosa significa? È qui, è il ritiro. Antonio proprio domani lascerà la Juve e tra pochi giorni diventerà commissario tecnico dell'Italia. Ma povero Prandelli. Anzi no, povero Prandelli, il cazzo, cosa succederà alla Juventus? Tranquillo Luca, non ti devi preoccupare, stai per vivere degli anni d'oro. Ma in che senso? Aspetta, intendi in Europa? Sì, anche, ti divertirai un sacco in Champions League quest'anno. Impossibile, dai, come possiamo mangiare in un ristorante da 100 euro con 10 euro? Ah, giusto, qua siamo all'uscita dai gironi Champions con il Galatasaray, la neve in Turchia. Bei momenti, tra l'altro, con i fantastici. No, arriveremo almeno nelle prime 8 d'Europa? Dai, cioè, prima il Bayern Monaco, poi c'è i gironi, almeno le prime 8. Ti sto dicendo molto di più. Mettiti comodo che ti racconto tutto. Sì, grazie, non vedo l'ora, ma prima dimmi una cosa. Spara, cosa vuoi sapere? Chi allenerà la Juventus dopo Conte? Ma che ti ridi, spara! Ok, te lo dico, ma non rimanerci male. E perché dovrei rimanerci male? Perché il post-Conte sarà... Sarà? Sarà Max! Ma Max chi, Pezzali? No, Allegri. Dai, vabbè, Allegri, questa è buona. Dimmi chi sarà. Mancini? Sarà Mancini? Ma non stavo scherzando, sarà Allegri, anche perché nella mia timeline Mancini è il commissario tecnico della nazionale italiana campione d'Europa. Ma che cazzo dici? Sì, ma Luca, dimmi di più a proposito di Allegri. Quanti anni rimarrà la Juve? So che non ci crederai, ma ben 5 stagioni. Addirittura. Puoi scommetterci. Ma se qualche anno fa mi hai parlato di 9 scudetti. I 3 di Conte più a questo punto immagino i 5 di Allegri. Esattamente, ne vincerà 5. Madonna, Allegri che vince 5 scudetti la Juve mi sembra una cazzata. Ti dico di sì, è tutto vero. No, no, ok, non lo metto in dubbio. Però Significa che tra Pirlo che fallirà il decimo e Allegri che vincerà l'ottavo, c'è questo allenatore che vincerà il nono, diverso da Allegri e diverso da Pirlo. si vede che sei ancora fresco di matematica. Tra liceo e università, insomma. Uè, ciccio, fino a 9 so contare. Sappiamo, in realtà. Comunque confermo, ma non posso ancora svelarti chi sarà quell'allenatore, ma semplicemente perché in questo istante non capiresti. In che senso non capirei? Nel senso che sarà un nome shock, roba del tipo... Ma in questo momento ancora non ci rimarresti male. Boh, non ci sto capendo una fava, me lo direi più avanti. Però c'è ancora una cosa che non capisco. Vai, del tipo... Perché Allegri se ne andrà dopo aver vinto 5 scudetti? Nel senso, Conte domani mi ha detto che si dimetterà. Si dimetterà anche Allegri? Non esattamente, ma spiegarti 5 anni di Allegri in questo momento è un po' complicato. Accontentati di sapere questa singola stagione. E va bene, dimmi tutto. Chi arriverà in questa sessione di mercato? No, finalmente chiudiamo per i Turbe. Per l'amor del cielo, i Turbe. Si ricordava di Turbe? Ma siamo vicinissimi alla chiusura dell'affare, cioè Conte vuole lui, in realtà vorrebbe anche Cuadrado, ma Cuadrado dai, è impossibile che venga la Juve. In realtà quello che dice cose assurde qui sono io, ti prego di non invertire la tendenza. Perché mi dici così? Che significa? Significa che quella pippa al sugo di Turbe andrà alla Roma, quasi 30 milioni di euro. Invece Cuadrado diventerà un punto fermo nella Juventus del futuro. Oh, ma come? Cuadrado da noi? Ma no, che bellezza, Cuadrado da noi! Esatto, ma non in questa sessione di mercato, non oggi. Boh, con Allegri in panchina potrebbero arrivare giocatori storici legati a lui, tipo Abate dal Milano o Astori, che sembra uscita dal Cagliari. In realtà nessuno dei due vestirà la maglia della Juve, Luca, ma su Davide ho una pessima notizia da darti. Su Astori, intendi? Astori tra pochi giorni andrà alla Roma.
e dopo una sola stagione andrà a Firenze, dove diventerà capitano della Fiorentina. Vabbè, adesso capisco la rivalità con Roma e Fiorentina, però definirla pessima notizia mi sembra un po' eccessivo. E invece, perché il 4 marzo 2018 Davide viene trovato senza vita in un albergo a Udine, dove la Fiorentina avrebbe disputato una comune giornata di campionato. Ma allora, chi acquisteremo sul mercato? Prima di dirti chi arriverà, voglio dirti chi saluteremo. Vucinic, Quagliarella e Osvaldo. Beh, Mircone era palesemente in uscita, peccato che non sia arrivato Guarin a gennaio nello scambio. Cavolo, avevo rimosso questo dettaglio, sì, diciamo che alla fine non ci siamo persi niente. E quindi a centrocampo chi arriverà? Due acquisti, Romulo e Pereira. Beh, caccia via, entrambi due buoni giocatori. Sì, oddio, Romulo giocherà 4 partite in croce, ma va bene. E il Tucumano? Beh, Pereira mica male, eh? Farà il suo da ottima riserva. Dietro ci saranno dei cambiamenti importanti? Continueremo a 3? Beh, inizialmente sì, poi per fortuna passeremo a 4. Unico cambio, esce Peluso e dentro Patrice Evra. Sbaglio Evra? È un gran colpo. Beh, no, non sbaglio, sarà un giocatore importantissimo per noi. Poi è troppo simpatico, diventerà celebre il suo I love this game. Sì, beh, vediamo di non andare troppo off topic. C'hai ragione pure tu. Comunque passare da Peluso e Evra è sicuramente un upgrade. E al posto di Quaglia e Vucinic? Due giovani di belle speranze, Coman e Morata. Ah, vabbè, ok, perfetto, ci sta, una domanda, chi sarebbero? Kingsley, un 96, che arriverà dal PSG, poi verrà venduto a 40 milioni di euro, perché non giocherà praticamente mai. Beh, sono tanti soldi, abbiamo fatto bene quindi a cederlo. Sì e no, in Champions ci romperà le balle tra qualche anno, però poi successivamente col Bayern Monaco, proprio contro il suo ex PSG, in finale segnerà il gol della vittoria. Madonna, abbiamo dato via un fenomeno, insomma. Bel giocatore, ma continuamente in lotta con problemi fisici, vuole pure ritirarsi. E sto Morata com'è? Adesso Alvaro ci sono tante cose da dire, andrà a formare una coppia strepitosa con Carlitos Tevez. Ci credo, la Pascia è una bomba. Certo, e Alvaro farà una grande stagione. E proprio a proposito di questo e della Champions ti chiedo di metterti comodo, perché sto per rivelarti qualcosa di davvero assurdo. Oddio, però così mi fai preoccupare. Beh, Alvaro, in quella stagione, in Champions... Che cosa ha fatto Morata in Champions? Alvaro in Champions ha segnato 5 gol in 12 partite al suo primo anno di Juve. Mica male alla fine, eh? Ah no, direi proprio di no. Nel senso, per essere un ragazzo di 22 anni, davvero fantastico. Direi praticamente superlativo in realtà. Wow, 5 gol in 12 partite, praticamente un gol ogni due. Precisamente 0.416 periodico di rapporto gol su gare. Significa comunque aver giocato 6 partite ai gironi? Confermo. Quindi almeno quest'anno li abbiamo superati. Esattamente. Ok, poi ci sono gli ottavi e sono altre 2? E siamo a 8. Ok, significa che con i quarti siamo a 10? E con le semifinali 12. Ma... Mi stai dicendo che siamo arrivati nelle prime 4 d'Europa? Beh, sì e no. In che senso sì e no? Nel senso che in semifinali ci siamo arrivati, confermo le prime 4. E poi? E poi lì, proprio grazie al gol di Alvaro, abbiamo eliminato il Real Madrid. Cioè, praticamente tu mi stai dicendo che... Alvaro segnerà l'andata e ritorno negli ottavi contro il Borussia Dortmund. All'andata e ritorno nella semifinale contro il Real. Non farà nemmeno un gol ai gironi e ovviamente ai quarti contro il Monaco basterà Arturo Vidal. Borussia 1 più 1, Real 1 più 1, no Monaco, no gironi, 2 più 2 fa 4, manca ancora una partita al conteggio. Quindi insomma è successo che alla fine della fiera con Morata che elimina il Real e ancora un gol da fare, noi alla fine abbiamo... Questa è una nostra clip in cui esultiamo al gol di Morata al Barcellona nella finale di Champions 2014-2015 all'Olympia Stadium di Berlino. Io non ci posso credere, questa cosa non ha senso. Finale di Champions, sono anche andato a vederla. Esatto, siamo andati in Germania apposta soltanto per vivere quella magica e inaspettata serata. Sì, ma voglio sapere di più, cioè Alvaro ha fatto gol e ci ha regalato la Champions? Abbiamo vinto noi? Contro Messi? Neymar? Cazzo, hanno appena acquistato anche Suarez. Come diavolo abbiamo fatto? Ecco Luca, vedi, devo dirti una cosa. Oh no. No, dai, non dirmelo. Purtroppo sì, perderemo quella finale di Champions. Dai, ma come si fa a perdere 6 finali di Champions? Tutto ciò è assurdo. Sì, 6, bravo. Che dici? No, niente, dicevo, mannaggia, hai proprio ragione. Perderemo nonostante il gol di Morata? Ebbene sì, vantaggio di Rakitic subito nel primo tempo e poi pari di Morata. Ma meriteremo di perdere? Dopo l'1-1 avremo una grande reazione, un secondo tempo di pura spinta contro uno dei Barcellona più forti della storia. Ma dopo circa 15 minuti torneremo sotto con il gol di Suarez. Quindi 2-1? 3-1, Neymar, al 97esimo, dopo un forcing finale alla ricerca del pari. Non ci posso credere. Nemmeno io, amico mio. Ma poi che succederà?
Quella sconfitta ci costerà il tripletto, avremmo già vinto Serie A e Coppa Italia. No, davvero, non posso credere alle tue parole. E invece sarà così, giuro, con Pirlo in lacrime a fine partita, quella sarà la sua ultima in bianconero. Qualche anno fa mi parlavi di Pirlo, allenatore della Juventus. Confermo, sarà così, ma in quel momento saluteranno Vidal, Pirlo e Tevez. Lo stesso Vidal che, se ben ricordo, andrà all'Inter. Proprio lui. Con che coraggio ora esulterò ai suoi gol? Lo so, di certi giocatori però ti innamori e basta. Comunque hanno proprio smantellato la squadra a fine anno. Eh già, il ciclo era finito e si ricomincerà quasi da zero. Ma arriveranno altri calciatori forti? Assolutamente, anzi, voglio mostrarti un nuovo sconvolgente spoiler dal futuro. Dai, dai, del tipo? Ecco qui, osserva questa foto. Ma quello è Dani Alves con la maglia della Juventus. Esattamente. Cioè, escono questi tre e arriva lui dopo averci battuto i tre in Champions. Non proprio, ma ora devo andare, ci vediamo presto. No, ti prego, dimmi chi andremo ad acquistare quest'anno. Va bene, ti faccio alcuni nomi: Mandzukic, Dybala, Alexandro e tanti altri. Scusa, ma chi diavolo è Alexandro? È quel signore lì dietro di te. Dietro di me? Ma dietro di me non c'è nessuno. No, sei andato ancora. Cavolo, mi ha fregato di nuovo. Ti aspetterò, Luca del futuro. Voglio sapere come continua il viaggio. Bianco e nero. Spoiler dal futuro torna presto. Continuate a riempirlo di like e di condivisioni. Alla prossima.